Ciao a tutti, io sono Panini Riccardo del mio mondo giocoloso, il mio, il nostro, no, è solo il vostro canale YouTube sul mondo della giocoleria, sul fantastico mondo della giocoleria e quest'oggi vi insegnerò ancora la giocoleria, guarda caso. Però oggi non vi insegnerò un trick particolare, non vi insegnerò le 4, 5, 6 palline, non andremo avanti con i numeri di giocoleria ma torneremo indietro, useremo una pallina. In questo caso userò la Silex Implosion, che per chi non la conoscesse è una pallina veramente fantastica e bellissima dentro al silicone. Allora, in questo caso cosa mi insegnerò? Finora abbiamo sempre cioccolato davanti. Io invece voglio insegnarvi una delle cose che amo tantissimo, ovvero questo. Che cavolo è? Questo semplicemente è, lanciamo, neanche così semplicemente, lanciamo una pallina dietro la schiena, dobbiamo far scavalcare la spalla e la prendiamo dietro con la stessa mano che ha lanciato, o semmai anche con l'altra. Possiamo lanciarla da questo lato oppure anche dall'altro incrociando. Di questa cosa, come abbiamo detto, ci sono due modalità. Uno che è lanciamo con la mano destra e prendiamo dietro, quindi la lanciamo dritta dietro e la prendiamo sulla mano sempre destra dietro, ok? Qua. Semmai lanciamo con la mano destra sempre qua dietro e la mano sinistra verrà qua a prenderla. Sempre deve scavalcare le spalle. In questo caso, come si fa bene? Allora, non dovete partire con la mano ferma qua e mirare la mano, perché in questo caso è veramente sbagliatissimo, perché dovrete concentrarvi troppo sulla precisione e la mano che sarà qua vi impedirà di fare un bel tiro. Invece, se voi partite così, tutte e due le mani qua, ok? Tranquilli, rilassati, spalle bene dritte, senza esagerare, abbastanza rilassati, spalle abbastanza larghe, rilassati, riposati, non dovete mai essere rigidi o troppo così, e lanciamo dietro, miriamo bene e pensiamo a dove potrebbe arrivare la pallina. Ovviamente non lanciamola così, che non avrebbe nessun senso, ma lanciamola qua, tentiamo di mirare qua dietro, che poi scenderà dietro la schiena e verrà la mano a prenderla. Decidiamo se vogliamo fare per prima cosa dritta, quindi lanciamo con la destra e la destra andrà a prenderla, o se preferiamo questo. Io vi consiglio di lanciare con la destra e prenderla con la sinistra, perché è difficile lanciare e subito andare dietro a prendere. Invece è più facile se lanciamo con una mano e con l'altra andiamo a prendere. Guadagniamo qualche millesimo, insomma, per ragionare in più. Ovviamente non ci sarà il tempo vero di ragionare nel mentre, il tempo di ragionare ce l'avremo o prima o dopo, quindi quando lo facciamo pensiamo, ok, la pallina arriverà qua, lanciamo, preso. L'ho presa, perché l'ho presa? Perché l'ho lanciata corretta, oppure l'ho lanciata male, ma la mano è riuscita a capire dove sarebbe andata, anche se era sbagliata, e l'ha recuperata anche se era fuori dal mio schema mentale. Oppure mi dico, bene, faccio... Ho sbagliato, perché ho sbagliato? Perché l'ho lanciata troppo indietro, o perché la mia mano non ha fatto in tempo ad arrivare, o perché la mia mano era sbagliata, o perché sono venuto troppo in qua. Insomma, tentate di capire perché avete sbagliato e pian piano correggete. Allora, i miei consigli per imparare questo sono di essere rilassati. Non esiste purtroppo in giocoleria nessun trucco per imparare subito tutto. Dovete sudare tantissimo. Questo è un esercizio che adesso sembra inutile, però vedrete col tempo che quando avremo tre palline potremo giocolare, fare ogni tanto... vi faccio vedere, anche se è tagliato dall'inquadratura, le tre palline, lancio dietro e prendo. E continuare a prendere dietro, vedete? A seconda delle varie maniere. Oppure anche continuato con tutte le mani. Questi sono degli esercizi che con il tempo vi insegnerò, però lo dovete imparare con una pallina per essere in grado di farlo con due o con tre palline. Quindi adesso partite con una pallina singola, poi con le tre palline in futuro insieme vedremo come giocolare e lanciare una dietro e prenderla o con questa mano o con l'altra. Intanto allenatevi tantissimo in questo e spero che vi divertiate. Io ve l'ho insegnato principalmente per farvi sviluppare la conoscenza del vostro corpo, perché se siamo davanti noi ci fidiamo solo di quello che vediamo, ovvero abbiamo la pallina qua, la lanciamo, guardiamo e ci arriva qua e la pigliamo. Invece se la lanciamo indietro non è che, come facciamo a guardare così? No, non è che se ci mettiamo a girarci a guardare sbagliamo tutto, ci prendiamo un torcicollo, ci distruggiamo la schiena, insomma non si fa. In questo caso è veramente bello perché noi dovremo pensare a dove andrà la pallina, calcolare dove andrà, fidarci del nostro istinto, della nostra percezione dello spazio, scusate,
E dovremo pensare, ok, la pallina andrà qua, io mi muovo, mi fermo e pensate che un centimetro è fatale anche perché se ci spostiamo di un centimetro troppo in qua, la pallina non riusciremo a prenderla bene. E soprattutto, anche se ci posizioniamo bene, possiamo anche sbagliare il tiro. E se ci posizioniamo bene e la pallina arriva nel punto preciso sulla mano perfetta, noi magari non facciamo in tempo a chiudere per prendere la pallina che ci sfugge via che rimbalza. Quindi veramente dobbiamo utilizzare il nostro corpo, la conoscenza del nostro corpo, i riflessi, la presa, un po' tutto il tiro in una maniera ben sopra la norma che la gente non è abituata ad usare. Ma grazie a questo gioco potremo scoprire di avere oppure scoprire che non ce l'abbiamo proprio e allora ce l'alleniamo. Perché non è che se te non ci riesci per 2 ore di fila sei un imbranato. Sei una persona normalissima. Io ci ho impiegato più del normale a fare queste cose, perché non ero proprio proprio abituato. Per fortuna sono entrato in questo mondo e adesso io ti faccio vedere e ti sembra una cavolata, ma fidati che io ho sudato molto più di te per imparare queste robe. Perciò, buon allenamento, divertitevi tantissimo e soprattutto fatelo fare agli amici questo gioco che una volta che avete imparato, fate finta che sia una cavolata e vedrete quanto suderà quell'altro che proverà e non ci riuscirà e vedrà voi che ce la fate. Va bene, chiudo, buon divertimento, ci vediamo prestissimo col nuovo tutorial.